e soprattutto negli ultimi anni abbiamo visto crescere le competenze di lavoro in team, le competenze argomentative scritte e orali nella preparazione del paper, del video, delle dispute e da quest'anno della nuova categoria di concorso di cui siamo molto orgogliosi, che è monologo filosofico. Le romane hanno questo di originale: offrono grandi domande, domande autentiche ai ragazzi e li sfidano a rispondere a queste domande attraverso una riflessione tra pari con i propri docenti e con i grandi professori universitari che di volta in volta andiamo a interpellare e a incontrare. Allora, la filosofia è il desiderio di quella condivisione nella ricerca. Non ci sono, come dire, dei fedeli, ci sono degli amici che hanno fra di loro un rapporto d'amore amichevole. Quello che caratterizza la felicità filosofica e il piacere filosofico è appunto il non negarsi il piacere della ricerca. Leggendo tanti autori che sembrano infinitamente lontani da noi, noi vi troviamo ancora le risposte per questioni che ci assillano. Chi ama la filosofia ama soprattutto fare filosofia con gli amici. Per intraprendere la strada della filosofia è necessaria una sola condizione: il coraggio e il desiderio di stare sulla soglia di uno stupore carico di spavento.